Benvenuti, solo un super empatico può distruggere il narcisista, ecco come. Super empatico, ovviamente una super empatica. Prima di affrontare il tema però metti un like, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i miei social e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sotto il video, tastino super grazie e fai una piccola donazione al canale. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati che si avvicina al tastino iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema. Solo un super empatico può distruggere il narcisista, ecco come. Intanto chi è il super empatico? Beh, il super empatico è una persona che vive empatia con gli altri, quindi ha una forte capacità di capire le emozioni degli altri, ma non si lascia travolgere dalle emozioni stesse, quindi riesce a gestirle. Quindi il super empatico, da un certo punto di vista, è una persona che sa governare le proprie emozioni, non è succube, ma ha una spiccata capacità di, diciamo, entrare anche in contatto con le altre persone, ma non ne resta condizionato, come dire, è come un medico che deve fare un intervento chirurgico, non è che si lascia trasportare dall'emozione, e questo farà sì che l'intervento ha più probabilità di andare bene. Se invece fosse preso dall'emozione, quando siamo eccessivamente emozionati sbagliamo, e così il super empatico ha una caratteristica in più rispetto all'empatico, che invece spesso tende a vivere sensi di colpa, tende a vivere queste cose. E quindi un super empatico ha la capacità di, tra virgolette, distruggere un narcisista, perché non si fa mettere i piedi in testa dal narcisista, riesce a tenere la distanza, riesce a monitorare, insomma, a governare le proprie emozioni. E il super empatico, proprio perché è super empatico, quindi ha anche una capacità notevole di empatia, sa rendersi conto delle persone con le quali ha a che fare, sa rendersi conto che può avere a che fare con un narcisista estremamente negativo, perché nota il comportamento, no? Non è detto che debba essere un super specialista, però nota il comportamento, nota come si mette, nota come si atteggia, nota il linguaggio non verbale del narcisista, nota la sua arroganza, nota, e quindi acquisisce piano piano la consapevolezza. E questo fa sì che il narcisista, quando cercherà di manipolare il super empatico, prenderà un 2 di picche, quindi il super empatico rimarrà completamente, diciamo, indifferente alle lusinghe del narcisista, rimarrà completamente indifferente al love bombing del narcisista, come resterà completamente indifferente ai tentativi manipolatori, ricattatori, di far vivere sensi di colpa che i narcisisti mettono in atto, perché il super empatico sa vivere l'empatia delle altre persone, ma le capisce in profondità, acquisisce la consapevolezza, quindi cerca di diventare super empatico. La super empatia non è un dono, diciamo, come quello con un potere di Superman, diciamo, io ce l'ho, non ce l'ho. No, la super empatia si può coltivare, la capacità di capire profondamente le emozioni degli altri, capirle in profondità, ma non restarne schiacciati, non è che se, quindi mantenere il distacco dal risultato, perché l'empatico invece si lascia un po' coinvolgere, no? L'empatico tende a, certo, percepisce le emozioni e ne soffre perché si lascia coinvolgere su un piano emozionale, quindi in talune circostanze patisce fortemente questa situazione, quindi fare attenzione, perché gli empatici tendono ad essere vittime dei narcisisti. Invece il super empatico mantiene sempre il suo equilibrio, è brutalmente onesto, diciamo, tra virgolette, quando esprime le sue opinioni, e rimane completamente non reattivo dietro magari le imprecazioni dei narcisisti, e sa come fare per gestire, diciamo, queste situazioni, è in grado di dire no, perché il narcisista
quando gli viene detto no e gli viene dato anche un motivo per il no a qualunque richiesta faccia, si sente impaurito, è come un cagnolino impaurito che non sa bene come fare, perché è una situazione che di solito non gli capita. Quindi te devi mostrargli il rifiuto alle sue opinioni, devi essere completamente distaccato a quello che dice e ignorarli nel senso di prenderli poco in considerazione, soprattutto non prendere in considerazione le opinioni che il narcisista dice e siccome cercherà di stimolarti, non ti dirà guarda che questo ha fatto quello, quell'altro ha fatto quell'altro, tu lì devi semplicemente prendere le distanze e dirgli delle frasi del tipo ah, ma stai parlando con me o parli con te stesso, per dire, no? Quindi facendogli vedere che comunque, come dire, cani sciun e fessa, insomma, fondamentalmente. Quindi non è che cadiamo nella rete, nella trappola del narcisista. Ecco, quindi questo è fondamentale. Devi tassativamente, se vuoi distruggere, tra virgolette, un narcisista, coltivare la tua felicità. Una delle cose che dà più fastidio ai narcisisti è vedere le altre persone felici. Ora, non è che devi stare lì a ostentare, diciamo, una felicità o un qualcosa, però devi far vedere che sei in armonia, che sei una persona realizzata nella vita, nel lavoro, nel denaro, anche nell'amore, perché non puoi, diciamo, diventare una persona che soccombe davanti a una personalità narcisistica. Devi farti valere, devi stabilire dei confini, questo è un punto fondamentale, quindi non farli mai e poi mai, indipendentemente da che sia entrare nella tua sfera privata, mantieni sempre le giuste distanze, impedendogli di rovinarti la vita, perché il narcisista utilizza proprio questo modus operandi. Inizialmente ti fa love bombing per acquisire la tua fiducia, magari tu gli racconti poi delle cose, delle situazioni che lui utilizzerà sicuramente contro di te. Quindi è molto importante, quando interagisci con un narcisista, prendere atto di questo fatto e abbassare, diciamo così, eliminare l'idea di poterlo conquistare, devi solo eliminare questa idea e sostituirla con l'idea che te lo toglierai dai maroni, perché quella è la vera conquista, non conquistare il narcisista che tanto poi c'ha le sue caratteristiche e non riesce a fare una mazza, ma conquistarlo nel senso di scaricare completamente, diciamo così, quelle che sono le tue tensioni, dargli indifferenza. E vedrai che il narcisista si sentirà anche attratto da te, si sentirà anche attratta da te. È molto importante questo. Ma più lo ignorerai, più andrai a destrutturarlo, più andrai a metterlo in crisi. Quindi, più andrai ad attivare quel processo di distruzione, di autodistruzione che il narcisista tutto sommato si merita. Quindi isolalo e prenditi cura di te stessa, vedrai che le cose andranno per il verso giusto. Nel frattempo metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, seguimi su tutti i miei social. Ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, clicchi sull'iconcina super grazie. Se invece vuoi fare l'abbonamento, usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento preferito.